Grazie Presidente. Dichiarazione di voto di un decreto che ha come titolo la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. A nostro avviso è un titolo che non coincide molto con il testo, perché se andiamo a vedere quando si parla nell'articolato della tutela del patrimonio, vediamo appunto che l'unica cosa che c'è di tutela del patrimonio sono il grande progetto Pompei, oppure la Reggia di Caserta, la riorganizzazione delle stanze di Caserta. Per il nord ovviamente, quando si parla appunto di un intervento pubblico, non c'è mai nulla. A Venario, come ha già sempre ricordato il collega Lasia, la regione si è dovuta, i cittadini piemontesi si sono dovuti prodigare affinché la Reggia fosse stata messa all'onore del mondo. Invece qua è lo Stato, ovviamente deve sempre intervenire, sempre con la solita urgenza che contraddistingue una parte di questo Paese, tanto che l'UNESCO è lì lì per togliere appunto questo sito dal patrimonio dell'umanità, addirittura l'Unione Europea vuole togliere i finanziamenti per i ritardi cronici, soprattutto per quanto riguarda Pompei, nella ricostruzione, nell'utilizzo di tutti questi fondi che fortunatamente ci sono, ma che ovviamente purtroppo non vengono utilizzati. Questa è una domanda, bisognerebbe porcela e dare delle risposte che non sono quelle di nominare un nuovo commissario che deve riorganizzare, deve riprendere in mano una situazione che è vecchia di molti anni. Un direttore generale, tra l'altro, a Pompei che per il nostro avviso avrà un potere troppo forte, troppo potente appunto il mandato che viene dato attraverso questa legge al direttore generale, tanto che potrà derogare l'articolo 48 del codice dei contratti, potrà revocare a suo piacimento i responsabili unici dei procedimenti, potrà lui stesso approvare i progetti, potrà lui stesso, senza passare da un bando, dare in licitazione privata, appunto in procedura negoziata, dei contratti sia per servizi che per forniture fino a un importo quasi di 2 milioni di euro senza passare da un bando, senza passare da una supervisione dall'autorità nazionale anticorruzione. Non vogliamo criticare la figura che è stata nominata dal governo del generale dei carabinieri, però è chiaro che in situazioni così particolari come sono quelle del sud, dare un potere così in mano a una sola persona ci pare veramente, veramente troppo. E questo va di pari passo con la nomina di un altro commissario, quello per la Reggia di Caserta, per la riassegnazione dei locali. Si dice che a costo zero. Io trovo particolare che allontanare dalla struttura che ora vede come casa anche il Ministero della Difesa, i ROS, i NAS, l'ente turismo regionale, una sede distaccata dell'università, io immagino che se verranno distolte da questi spazi queste realtà, che non sono realtà private ma sono pezzi di Stato anch'esse, sono altre istituzioni, dovranno ovviamente avere dei costi per il trasloco, per nuovi fitti, per la nuova logistica, quindi un costo per lo Stato questo spostamento ovviamente ci sarà, e qui nel testo non ne troviamo la copertura. Diciamo che questa è comunque un'idea intelligente, quella di appunto utilizzare in maniera proficua gli spazi, tanto che noi nella scorsa legislatura, a firma di Comaroli, facemmo una proposta di legge che era anche poi passata in commissione e forse anche già in un ramo del Parlamento, nella quale si invitava il governo, il demanio, a riutilizzare in maniera intelligente tutti i suoi spazi in modo tale da abbassare il costo dei fitti passivi, perché ci sono molti ministeri, ci sono molte strutture pubbliche che vedono un dipendente ogni 27 metri quadrati, quando nel privato gli uffici sono molto molto più razionalizzati. Quindi questa esperienza estendiamola anche ad altre strutture dello Stato in modo tale da avere un risparmio di spesa. Quando si parla, dicevo, di sviluppo della cultura, questo che ho detto è la tutela del patrimonio culturale, tutela quindi abbiamo solo Pompei e Caserta, quindi una tutela molto regionalizzata, molto parziale, con delle latitudini ben precise. Quando si parla invece dello sviluppo della cultura, si parla essenzialmente di coprire i buchi delle fondazioni lirico-sinfoniche, perché è questo il core business del decreto in merito allo sviluppo della cultura. E qui però siamo di nuovo alle solite, siamo di nuovo a Pantalone che deve versare dei fondi
per riuscire a stabilizzare dei buchi di bilancio che non si riescono a stabilizzare, tanto che nel decreto si prevedono un ulteriore finanziamento di 50 milioni per il fondo rotativo. Mi è stato risposto in commissione che non è ovviamente una regalia, perché un fondo rotativo presuppone un rientro. Ho capito, ma un rientro trentennale per me è una regalia, perché io potessi avere appunto dei fondi da restituire in 30 anni e poi con la certezza che tanto ogni biennio, ogni triennio c'è un rimpinguamento di questi capitoli, di fatto questa è una non restituzione di fondi dello Stato. Però io voglio dire, vabbè, c'era bisogno, ma dovevate proprio utilizzare una copertura che serviva da volano per il rilancio del territorio, soprattutto degli enti locali e delle realtà appunto più prossime ai cittadini, che sono quelle della liquidità alle regioni per pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili. Non c'era un'altra copertura, non potevate prendere dalla spending review in modo tale da assicurare comunque questi 50 milioni agli imprenditori che già hanno lavorato per lo Stato e che si trovano a dover fallire perché lo Stato non li paga ma utilizza i loro soldi per pagare i buchi delle fondazioni lirico-sinfoniche. Questo è veramente un controsenso, questo è un controsenso. Se poi andiamo a vedere dove sono queste fondazioni lirico-sinfoniche, vediamo che sono quelle di Palermo, di Bari, di Napoli, di Roma e via discorrendo. Sulla parte, diciamo, questa era la parte dell'ombra, era quella che noi che ci vede estremamente contrari. Se vediamo la parte più a nostro favore, quella che noi vediamo con maggior occhio, quella parte che viene considerata la luce di questo provvedimento. Per questa parte ne sono rimasti 3 minuti, onorevole Simonetti. In 3 minuti riesco a dire molte cose. Il credito d'imposta per il rilancio turistico, quindi bene questo credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese, bene la riqualificazione, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, bene l'inserimento anche dell'acquisto e la sostituzione dei mobili all'interno appunto di queste strutture, che va di pari passo con l'iniziativa che la Lega Nord fece la scorsa legislatura, che era quella di inserire l'acquisto appunto dei mobili nel credito d'imposta per l'allora 36%. Purtroppo questi sono capitoli ad esaurimento, quindi speriamo che non ci sia il click day per appunto affrontare l'utilizzo di queste coperture, che ci sia appunto una visione globale in senso appunto anche nella verticale di tutto lo Stato, che non ci sia un click day dedicato squisitamente a una certa parte che ovviamente riesce sempre a prendere i finanziamenti pubblici. Bene, e la ringrazio di aver accolto l'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di destinare una quota del 10% di queste somme per appunto strutture situate nelle zone di montagna, che sono le situazioni più disagiate, sono le realtà imprenditoriali che lottano quotidianamente per riuscire a mantenere dei presidi che non sono solo turistici, ma sono anche dei presidi veri di tutela del territorio montano, di tutela di tutte quelle realtà che danno un valore aggiunto sia al turismo sia ai territori. Ecco quindi un voto di astensione su questo provvedimento, proprio per le ultime parti che ho enunciato. Non c'è stato con questo decreto, che viene definito un decreto turismo, un vero impegno per il rilancio del settore turistico del Paese, che dovrebbe essere uno dei volani pregnanti dell'attività e del PIL del Paese, che essendo il Paese del Bel Sole dovrebbe attirare e lavorare molto, molto di più sul settore turismo. Quindi ringrazio il Presidente per avermi ricordato che il mio tempo è finito e ribadisco la posizione ancora 50 di secondi. L'avviso era un minuto. Vabbè, comunque chiudo in anticipo per l'economia dei lavori. Grazie.